avanti con le categorie degli edili, dei meccanici, con tutte le categorie. Un'iniziativa molto importante di spinta alla mobilitazione nazionale che è partita durante questi giorni di grande fermento attorno al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Riteniamo importante la mobilitazione di Messina, anche se oggi la pioggia sotto questo aspetto non ci ha aiutato, ma è importante consegnare un documento di sensibilizzazione alla Sua Eccellenza il Prefetto per dare supporto e sostegno a quelle che sono le richieste che la CISL ha avanzato al Governo per mantenere un tavolo permanente con le parti governative e le parti datoriali affinché sul tema della sicurezza si possano trovare soluzioni concrete e definitive, come la classificazione delle imprese, la formazione maggiore per i lavoratori e per i datori di lavoro, l'utilizzo di strumenti utili ad azzerare i morti che quotidianamente ci sono nei luoghi di lavoro. Il tema della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro è un asse importante per la nostra organizzazione nella tutela dei diritti principali dei lavoratori e delle lavoratrici. Proseguiamo il nostro impegno con costanza e determinazione, convinti che sia necessario per fermare queste tragedie sui luoghi di lavoro, delle morti ma anche degli infortuni di tanti giovani, anziani, lavoratrici e lavoratori, di tanti immigrati che non trovano sicurezza nel posto di lavoro. Riteniamo sia indispensabile chiamare a un patto di responsabilità condivisa tutte le forze istituzionali, gli enti, la politica, ma insieme alle organizzazioni sindacali e alle imprese, per poter costruire azioni concrete, interventi chiari, precisi, a cominciare dai presidi nei luoghi di lavoro.